Silvio Artusio Comba, presidente dei sindaci del Roero e sindaco di Monticello d'Alba, presente questa mattina su Maria del Bosco per il taglio del nastro dell'edizione 2019 di Amel Amel. Io, sindaco, presidente, vedi tu quale carica vuoi scegliere, ti chiedo un commento sul taglio del nastro del Festival dei Mieli. Ti ringrazio, in questa fase direi di scegliere quella di presidente o comunque sindaco dei sindaci del Roero, che rappresento con grande onore e che, con piacere, con orgoglio, perché questo territorio anche in questa manifestazione, soprattutto in questa manifestazione, dà la dimensione della sua consapevolezza, e cioè quella di essere un territorio che lavora, che dà dei risultati e che apre le braccia all'accoglienza di coloro che vogliono venirci a trovare. E Somma Riva del Bosco, porta del Roero, quindi insomma tu rappresenti i sindaci del Roero, che gusto dà, tra virgolette, ai visitatori, a chi viene qui a Somma Riva, questo Festival dei Mieli, il miele, questo prodotto sicuramente buono e interessante? Ma intanto, lo dicevo prima nelle cose che ho detto in piazza, il miele viene fatto dalle api. Le api sono il simbolo di un fenomeno di ecologia. Sappiamo che se le api si riproducono vuol dire che il nostro è un territorio salubre. Quindi questo è il primo segnale, credo un segnale molto importante, di un territorio salubre dove si sta bene. Poi il miele è un prodotto di eccellenza, l'eccellenza del Roero. In più, l'hai detto molto bene, Somma Riva è la porta del Roero, ma Somma Riva in questi ultimi anni ha presentato ed è capace di far vedere delle bellezze veramente straordinarie, come le sue chiese, i suoi monumenti, che io stesso scopro pian pianino e che, come dire, mi sento forte proprio di poter presentare ad altri, perché già la porta del Roero presenta queste cose. La porta tipicamente è qualche cosa che aiuta ad entrare, e noi siamo qui accoglienti ad aspettare che venite a trovare nel Roero. Ne approfitto della tua presenza, visto che rappresenti i sindaci del Roero, come sta il Roero oggi? Siamo verso la fine del... ci dirigiamo verso la fine del 2019, al di là di quello che è stato il maltempo, che sappiamo non solo per il Roero, anche per le Langhe, che purtroppo ha causato molti danni, però al di là delle intemperie atmosferiche, come sta il Roero, come stanno i paesi del Roero? Guarda, la mia sensazione, ma che non è solo una sensazione, ma è corroborata da fatti, il Roero sta bene. Per, credo, alcune ragioni importanti. La prima è perché ha preso consapevolezza finalmente di essere un territorio di grandi potenzialità, cosa che fino a qualche anno fa non era insomma nell'ordine delle cose. Secondo, perché questa consapevolezza ti rende forte, forte della tua identità e capace di confrontarti con tutte le altre identità che ci sono, ma non solo nel nostro territorio italiano, nel mondo. Il Roero ha tutte le carte in regola per essere un elemento di supporto a questo territorio che già con la Langhe ha sviluppato molto turismo. In più, rispetto alle Langhe, senza nulla volere questo alle Langhe, ha una biodiversità che la Langhe non ha più, per ragioni che conosciamo, cioè la coltura intensiva di vite e nocciola. Credo che stia molto bene e che nelle amministrazioni ci siano queste consapevolezze. Quindi credo che un passo avanti lo si è fatto, anche con l'associazione Valorizzazione Roero, che ho presieduto fino a un mese fa e che credo stia facendo un grande lavoro.